Ragazzi, prima che inizi il video volevo dirvi che sto collaborando con Instant Gaming, un sito che vi permette di acquistare key di videogiochi e non solo a un prezzo veramente molto conveniente. Ma figo, senti una cosa. No, Frank, per favore. Trovate il link sotto in descrizione, quindi se dovete comprare un gioco, il miglior prezzo lo trovate unicamente da Instant Gaming. Ma figo, e con i soldi che risparmiate vi ci porto io in un bel posto, dico bene, Jack? Va bene, dai. Ah, figo, meno male che siete venuti, che Dio vi benedica. Frank, potrei sapere perché hai invitato il signor Shrek e Travis Scott sopra? Dai, figo, porco di... Non mi fare incazzare, non è Travis Scott, è Scottone, viene da Treviso. Scavato Shrek è venuto anche lui. Signor Clinton, stia calmo, e per quale motivo? Ah, figo, sai che ho preso un sacco di botte da quella bestia che c'aveva la malattia. Ecco, figo, lei in casa avessi qualcosa, loro con la danza possono guarirmi, senza neanche toccarmi. Ho già pagato la prima seduta di $10,000, che ne dici? Frank, dico che sei scemo. Comunque, raga, io sono Flayne e bentornati, siamo qui oggi su GTA 5 con una nuova selezione del torneo delle rampe. Mi sposto perché Shrek fa un casino allucinante e non sento nemmeno quando parlo, raga. Quindi, prima di cominciare, mi raccomando, un bel pollicione in su e magari commentatemi qua sotto uno scritto, non lo so, Shrek o Travis Scott. Figo, ho detto che si chiama Scottoni, viene da Treviso, non è Travis Scott. Frank, ma che cazzo. Figo, devo bestemmiare un'altra volta. No, signor Clinton, come non detto. Comunque, quest'oggi vedremo finalmente la selezione delle muscle, diciamo una tra le categorie più interessanti. Avremo un sacco di veicoli competitivi, dopodiché vedremo anche le barche. Visto che partecipano ai treni, perché non mettere anche le barche? Sarà una cosa decisamente malata. Allora, partiamo immediatamente con la prima, che è la Blade. Esatto, Vapid Blade Muscle, ok. Vi ricordo ovviamente, prima di cominciare, di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video. Ma andiamo subito alla velocità dei 516. Solitamente chi arriva in autostrada non gareggia, cioè non partecipa al torneo, quindi non penso abbia fatto benissimo. Poi non vi svelo qual è la velocità finale, però, cioè, insomma, se è maggiore o minore delle altre. Però al momento la Blade fa una posizione che vi garantisco è veramente una porcheria incredibile. Arrivederci. Anzi, a mai più. Abbiamo comunque la Buccaneer. Ho già tolto dei veicoli orribili, lascio quelli che non mi ricordo originalmente se possono fare qualcosa di bello oppure no, perché magari se atterrano bene. 560, decisamente meglio della Blade, prendono una buona posizione, il che potrebbe dargli una speranza nel torneo, insomma, di partecipare. Lei va tipo kamikaze? No, va nella zona cinematografica, quindi lasciamolo precipitare e passiamo ovviamente col prossimo veicolo. Beh, devo dire che si è infilata bene, però. Allora, questa è la sua posizione, ovviamente meglio della Blade, ma non è che ci volesse Gesù Cristo, quindi arrivederci. Signor Clinton, mi raccomando, non si spacchi la testa uscendo, perfetto. E passiamo col prossimo veicolo. Vi ricordo anche di seguirmi su Instagram, già che ci siete, @flay93. E anche la pagina del canale, @nofficialzone. E abbiamo ancora una Buccaneer, questa volta la Buccaneer Custom. Ah, figo, un po' la macchina per andare a tro... Signor Clinton, stia zitto. Già mi devo sopportare Travis Scott e coso. Cioè, volevo dire Scottoni. 570, ok. Non mi sembra affatto male la Buccaneer Custom. Molto meglio della Buccaneer normale. Cioè, molto meglio. Di 10 km orari alla fine. Leggermente di più, ok. Aia. Sul tetto? Va sul tetto, ok. Comunque dovrebbe essere al momento in testa. Arrivederci, passiamo col prossimo veicolo. E abbiamo una macchina... Cos'è la cosa? La Kino questa? Sì, esatto, Vapid Kino, ok. Per quanto possa fare schifo, dovrebbe mettersi al momento in prima posizione. Sono troppo curioso comunque per le barche. Superi la Buccaneer. Non me la supera? Fa schifo. Sì, ok, si infila qua sotto, va bene. Lasciamo perdere tutto, molto bello. Questa è la sua posizione, passiamo al prossimo veicolo. La Blade è già fuori, Sono bastati 4 veicoli. Non so manco perché l'ho messa quella. La prossima è la Kino Custom, ok. Allora, non so come sia, speriamo vada bene. Vada dunque, deve beccare almeno i 580 per fare la prima posizione. 550/540, quindi teoricamente mi arriva davanti alla Blade. Cioè, non proprio lì, però in posizione, in linea d'aria, ma arriva al penultimo posto, assolutamente. Sì. Fortunatamente non c'è nessuno, non schiacciamo nessuno. E questa è la sua posizione, come se non avessimo visto niente. La prossima è questa, che non so che macchina sia. Abbiamo la Cliche, la Clique, insomma. Andiamo, signora cosa, lei mi fa il meni... Ok, 560, diciamo tra le più interessanti viste finora. Poi sappiamo che in mezzo alle mascole abbiamo ben di meglio, tra cui il tagliaerba, abbiamo la Vamos, abbiamo la Dominator. Cosa fa? Cioè, comanda una Buccaneer in modo proprio devastante. Non pesti nessun paninaro, Questa è la sua posizione. Terzo posto al momento. Pensavo fosse leggermente meglio, E andiamo col prossimo veicolo. Ogni volta che atterro nella zona cinematografica sento partire dei versi. Non so che film stanno girando dentro e non sono neanche interessato. Abbiamo la Deviant. Ah, figo, io credo di sapere. No, signor Clinton, lei stia zitto, per l'amor di Dio. Allora, è molto veloce, 630 rotea. Ma l'abbiamo mai avuta nelle rampe questa macchina oppure no? Non beccare un elicottero, santo Dio. Io direi un pollicione su per la Deviant, non me l'aspettavo.
ha fatto un salto pazzesco. Prima posizione inesorabile proprio. Cioè la seconda è a confronto. Qua siamo in Gran Bretagna, qua siamo in Palestina per dire, no? Dunque, quindi prima posizione Deviant, seconda posizione dovrebbe essere la Buccaneer e poi ancora la Buccaneer. Io l'ho detto, probabilmente le Muscle sono le più interessanti perché hanno dei veicoli che hanno avuto un upgrade. Non so se sono state moddate, non ne ho la più pallida idea. Prossimo veicolo, Vapid Dominator. Ma teoricamente i veicoli moddati fanno molto di più. Cioè tipo io salto da qua, non è che mi arriva dove è arrivata la Deviant, ma arriva proprio nell'acqua per dire. 620/30, non male neanche la Dominator. E lei la Deviant me la prende o fa meno? Forse fa leggermente... No? Attenzione che la Dominator salta un sacco. Mi prende la Deviant. Attenzione che forse va al primo posto la Dominator. Forse. No? Non ci credo di poco, si incastra nella casa. Non lo meritava, Ci fosse stato il buco qua, avessimo avuto niente casa ma una strada libera, questa sarebbe arrivata seconda, perché questa ha preso lo slancio contro la pianta. Questa è la posizione, secondo posto per la Dominator, che arriva praticamente alle spalle della Deviant. Quindi Deviant, abbiamo la Dominator, e in terza posizione abbiamo la Buccaneer Custom, direi. Signor Clinton, mi raccomando, non muoia, ok. Ora abbiamo l'altro Dominator, la Dominator, come si chiama? Dominator GTX, ok. Teoricamente lei fa meno della Dominator normale, teoricamente, in pratica non lo so perché è molto... 640, no, fa più o meno uguale, quindi ci sta. Allora, la Dominator GTX fa un gran salto, supera forse la Deviant. La supera. Attenzione. Quindi, Dominator GTX, Deviant e Dominator. Le Muscle su una pioppa. No, giù dalla pioppa, ok. Pollicioni su per le Muscle perché cominciano a venire fuori i veicoli buoni. Quindi, ripeto, Dominator GTX, secondo posto Deviant e terzo posto Dominator normale. Il prossimo veicolo è la Duke of Death, mi sembra. Direi proprio di sì. Deve prendermi almeno 640 per arrivare in terza... No, madonna, 520. Questa mi va a prendere la Blade. Forse è la peggiore per velocità. Per velocità sì, ma per volo assolutamente no. Penultimo posto, penultimo posto. Ok, insomma, non la segno neanche. Passiamo col prossimo veicolo, arrivederci. Come prossimo veicolo abbiamo la Vapid Ellie, che non fa male. Salta strana, qua vedete è incontrollabile. Non lo so, 620. E a sta cosa che quando parte, vedete, sembra fatta di carta pesta. Allora, il salto è buonissimo. Peccato, insomma, perché abbiamo già dei veicoli un po' più forti. Però la Ellie non fa niente, niente male. Tiriamo via queste carogne qua in fondo e segniamo la Ellie, che trova la quarta posizione. Abbiamo la Gauntlet, questa è molto buona. Vada dunque, incrociamo le dita che non si incidenti. Allora, dovrebbe fare la prima posizione la Gauntlet, teoricamente. 630, meno male, fanno tutti quanti la stessa velocità. Però dipende poi dal salto, perché il salto non è sempre uguale. Ma la Dominator si è drogata oggi. La Gauntlet salta di più della Dominator di solito. Non ci sto capendo niente, ve lo garantisco. Cioè, madonna che brutto incidente, signor Clinton, la testa è intatta. Comunque, allora, quarto posto per la Gauntlet, non si qualifica. Ma ok, ci sta, niente male. Pollicione in su, mi raccomando. Ma passiamo col prossimo veicolo, che è la Gauntlet Classic. Non so se sia come la Gauntlet normale, anche perché forse non l'ho mai avuta. 560, forse supera la Buccaneer, ma si ferma lì. E sottolineo forse ancora. Vediamo un attimo sul tetto, si incastra nel buco e finisce con la sua corsa. Non trova il segnalino, ovviamente. La prossima è la Gauntlet Hellfire. Non le ho mai avute queste. Cosa bella delle Muscle è che là sotto non si incidentano assolutamente mai. Giusto qualche graffiettino, ma zero proprio. 550, la sua velocità non fa niente di bello. Va a trovare l'Achino, forse leggermente meno. Vabbè. Insomma, io direi di lasciarla perdere. Passiamo col prossimo veicolo, mai più a sto punto. E la prossima è lei, abbiamo la Hermes. Aspetto una prima posizione che spacca tutto proprio. Non è vero, non la farà mai. Però la Hermes, insomma, è una di quelle macchine sentimentali di GTA, no? Che su GTA Vice City non ha mai fatto il delinquente su una Hermes. 570, parte la Hermes. Non fa una velocità stratosferica, però rispetto alla Buccaneer Custom, che aveva di 570, è arrivato qua in fondo, quindi se fosse un pochino più veloce sarebbe veramente mostruosa. E toglie il segnalino anche all'ultima cosa. Buccaneer. Prossima è la Vapid Knife, che ha avuto, diciamo, un potenziamento, non dire una moddata, perché la moddata sei troppo più forte, mentre è un potenziamento leggero, un po' come quello che ha avuto l'Emperor. I bag comunque 600 km orari, se va fai 600 arriva qua, mentre l'Hermes con i 570 è arrivata molto più avanti, cioè molto più avanti, un po' di più. Però girati, che incidentaccio, fermati. Allora, io la segno giusto perché abbiamo pochi segnalini, che gli altri li ho tolti, però niente di speciale, mi aspettavo forse qualcosina di più. Prossimo veicolo, del classe Impaler, mai vista né usata, vedremo qualcosa di nuovo quest'oggi magari. Sembra veloce, cioè no, assolutamente no, come la Blade, 540 più o meno, ma arriva tra la Kino e la Duke of Death, insomma. Ecco, il becca l'Achino. Posizione inguardabile, non segniamola che è meglio. E andiamo con la prossima, che non so cosa sia. Sembra tipo la Rapid GT, quella vecchia. Imperator, come cacchio si pronuncia, Apocalypse. Riuscirà a dare una gioia? Secondo me assolutamente no, ma vediamo. 550, ma come si fa a far così schifo? Con questa al massimo mi posso divertire a colpire gli elicotteri, ma non appaiono. Allora, io direi di... insomma, addio... atterraggio artistico, è quello che vuole. Andiamo con la prossima, che è il carro da morto. Avevo il carro, appunto, come si chiama, il Lurker, ok. Attenzione, attenzione, perché mi stavo dimenticando, nelle Muscle abbiamo anche il Moonbeam, the classe Moonbeam, che è una sottospecie di furgone, quindi tanta roba. Vediamo i 600, me li prende il carro da morto. 570, mi aspettavo di più, ma vabbè. Teoricamente, secondo me, dovrebbe superare l'Hot Knife.
O forse no? No, assolutamente no. Mi fa schifo. Cioè, arriva nella zona cinematografica. Forse è il carro di Romero che è meglio, del Lurker. Ok. Becca la cosa custom lì, insomma, si ingroppano e... Ok. Prime posizioni bloccate da un po', ma adesso arriva lui con la versione normale, con la versione custom, a cambiare un po' le cose. Teoricamente potrebbe fare il primo posto, ma non ne sono sicuro. Abbiamo comunque del classe Moonbeam normale. Vediamo, i 600 me li prende sicuramente. 610, mi aspettavo qualcosa di più. Prendendo un mezzo furgone, anche se arriva a una velocità un po' inferiore, salta di più. Ma io non me la ricordavo la Dominator così forte. Cioè, il Moonbeam teoricamente non era uno, cioè, estremamente... Non lo so, comunque Dominator quest'oggi spezza le gambe un po' a tutti. Togliamo il segnalino all'Hot Knife, ma ripeto, mi aspettavo decisamente tanto di più. Ovviamente avendo un assetto da furgone, come tutti i veicoli grossi, non predilige le rampe così, ma preferisce quelle, insomma, di lancio. Abbiamo comunque Babbit Moonbeam Custom. Non ho visto la velocità, fa meglio dell'altro. Forse sì, si atterra bene, mi trova una posizione buona. Vediamo, no, un sacco di patate ci mancava quest'oggi, quindi l'abbiamo. Ed è appunto del classe Moonbeam Custom, nessuno dei due si qualifica. Abbiamo ora la macchina smontata. Com'è che si chiama questa? Quella bucata. È la Peugeot Gasser, ok. Allora, lei manca a metà telaio. Se non mi riesce a raggiungere la velocità della Madonna per questo vantaggio, io non lo so. Vediamo. Madonna santissima, 520. Becca l'Achino. Oh, si giocano la penultima posizione, attenzione. È una sfida parallela che vede qual è il veicolo più schifoso. Intanto vince la Blade ancora. Prossimo veicolo, Min Ponte Phoenix. Non è male, ma non penso sia a livello della Dominator, che tra l'altro abbiamo un altro Dominator dopo. Allora, signora Phoenix, lei, Madonna, i 600 me li prende. 610/12/20. Vediamo allora. Il salto è buono. Mi supererà il Moonbeam. Mi beccherò qualcosa sulla testa sicuro. Spero non con i furgoni. Madonna, ma l'impote fa meglio del coso, del Moonbeam. Ma chi se l'aspettava? Arriva leggermente dietro questa macchina, la quale ho già dimenticato il nome. Comunque toglie il segnalino a questo Moonbeam. La prossima è un'altra Dominator. Quindi potremmo aspettarci un'altra posizione. Potremmo fare Dominator, Dominator, Dominator. Non è possibile perché c'è la cosa di mezzo, la Deviant, insomma. Il record qual è? 620 o 640? 640 direi. Lei me lo prende. 629 tipo, quasi 30. Il salto sarà buono, chi lo sa, vediamo. Fa un po' peggio, ma allora a me spunta sempre questa Dominator, perché quell'altra fa di più. Non male, perché su 6 veicoli 3 sono Dominator. Ok, arriviamo finalmente con gli altri veicoli interessanti. Abbiamo la Ruiner. Secondo me lei mi trova la quinta posizione. Vediamo, 630, no sti cazzi, lei mi fa anche di più. Io non so qua se interrompergli questa cosa oppure no, perché non so se la rallenta o meno. Non vorrei rompergli le scatole magari. L'imponte Ruiner cosa fa? Madonna. Un secondo, cosa fa? Allora, io non so adesso chi sia al terzo posto, perché la Ruiner ha fatto una roba veramente spaventosa. Dunque, si mette qui. Forse la Dominator è leggermente più avanti, perché è una rampa così. Direi quarto posto però, raga. Pollicione super la Ruiner, perché quando arriva comunque fa del danno. Passiamo col prossimo veicolo, che dovrebbe essere l'imponte Ruiner, quella rottame. Proprio così, il prossimo veicolo è l'imponte rottame mascolo. E qua un pollicione su anche per lei, perché se no si offende. Non si può lasciare like a una Ruiner normale e non lasciarlo alla rottame mascolo. 620 fa più o meno uguale, eh? Vediamo dunque. Si ribalti velocemente. Olè, ok, girati. Riuscirà a trovare la posizione. Se mi fa come la cosa, sì. Altrimenti, non lo so. Vediamo. Leggermente meno della Ruiner. Però non so se è colpa del salto. Forse, insomma, di questo... Com'è che si dice? Ribaltamento. È un accatastamento di muscle su sta casa. Sarà il proprietario che starà bestemmiando come il demonio. Hanno fatto un rettangolo. Vediamo dunque cosa può riservarci. Teoricamente fa schifo, eh. Ma è comunque una Ruiner. Non so perché stava per far partire un missile. Non ce la fa. Lasciamo perdere. Voglio vedere nel caso apristi il paracadute dove può arrivare. Qualche metro lo prende. Sarebbe una bella furbata. Prossimo veicolo. Abbiamo la The Classe Sabre Turbo. Che da quello che mi ricordo io non va male. I 600 me li prende. Niente male. Allora, non si qualifica. Ok. Però fa meglio anche questa del coso, del Moonbeam. Ma il Moonbeam è andato, non lo so, ultimamente ingrassato. Cioè salta meno, mi pare, non lo so. La Sabre non fa niente male, comunque si mette qua in fondo. Non la segno perché comunque è troppo indietro. E passiamo al prossimo veicolo, che è la Sabre Classic. No, come si chiama? Sabre normale. La Sabre Turbo Custom, ok. 620 me li piglia lei. Vediamo, 600... Me li ha presi prima dell'altra Sabre, quindi forse fa qualcosa di più. Però non so se questo attorcigliamento gli porta fortuna, oppure c'è fortuna, insomma, gli fa fare qualcosa di più oppure no. Che salto storto, no? Fa meno. Sto rimbalzo, cos'è adesso? Allora, si mette di fianco al Moonbeam, non trova la posizione, peccato però, non male neanche questa. Finora Dominio, Dominator e Deviant, finora, perché adesso arriva lui, il veicolo taglia erba. Slam Van Future Shock della Vapid, quindi, che dire, vediamo dunque. Vada, non mi ricordo seriamente se era questo o quell'altro, quello forte, non è questo. I 600 me li tocca 600, tipo, boh, 20. Attenzione che non si qualifica questo. Ma non pensavo proprio.
Cioè, questo non si qualifica. Ma era questo quello forte? Cioè, mi sembra di sì. Cioè, nel torneo non si qualifica il tagliaerba. Ma allora a me è sempre spuntata la Dominator sbagliata. Perché abbiamo visto cosa ha fatto questo e la Dominator ha fatto di più. Prossimo veicolo è lo Slam Van dei Lost. Questo fa schifissimo, mi pare. Io l'ho messo perché... sembra veloce però, vediamo dunque. Madonna se è veloce. Ma non faceva schifo, 590 questo. No, ok, fa schifo, è molto veloce ma lo stesso fa vomitare perché è troppo pesante. La prossima è la cosa, cos'è? La Tulip, che macchina è? Sembra vada bene però, mi sembra assolutamente sì. La Tulip va bene, vediamo se mi prende una velocità buona, 560, mi aspettavo di meglio. Fa come la Buccaneer Custom, va contro Paninaro? Circa. Si ferma un po' prima, buongiorno, stia calmo Siamo arrivati appunto a lei finalmente. La macchina che potrebbe fare la prima posizione. Per le Muscle della De Classe abbiamo la Vamos. Le Muscle credono soprattutto in lei per vincere questo torneo, vedremo appunto. Il bello delle Muscle è che non sono come veicoli che hanno tipo la prima, la seconda e la terza, magari una buona e le altre non tanto. Le Muscle le hanno tutte buone praticamente, perché fanno tutte meno male la stessa cosa. 630-620, mi aspettavo qualcosa di più per la velocità, però il salto mi pare primo posto, assolutamente, non becca l'elicottero. Dunque De Classe Vamos trova la prima posizione, ma non di tantissimo, attenzione. Seconda posizione Dominator GTX e in terza posizione abbiamo la Deviant. E vedendo come sono ora al momento le Muscle, direi abbiamo la squadra più forte. Parti Trenia ovviamente. La prossima è la cosa, è la Vigero. Ma anche la Vigero da quando è che non spawna? Vado insomma in memoria dei vecchi tempi. Cioè lei era un veicolo che spuntava 20 volte in una rampa, un po' come l'Emperor le prime volte, quando faceva schifo e mi spuntava tipo 20 volte. 630, attenzione. Non fosse perché non salta una minchia rispetto alle altre. Cazzo, sarebbe un mostro la Vigero. Rimbalza perché è fatta di plastica probabilmente. Comunque pollicione in su per la Vigero. Attenzione anche la Virgo è forte. Ma la Virgo può cambiare qualcosa da davanti? Secondo me sì. Pensavo molto meglio. Forse la Custom. Sì, assolutamente sì. Questa va nella zona cinematografica. Direi che quelle che mi ricordo io sono la Virgo Classic e la Virgo Classic Custom, che è appunto quella dopo. 600 e 01. Vediamo. Madonna se sdondola. Stia ferma. Ha dei problemi sta macchina secondo me. Atterra bene. Che brutta roba. Forse una via troppo storta. Insomma, non l'ha perdonata. La prossima è la terz'ultima macchina per le Muscle. Devo essere sincero, la selezione delle Muscle forse è finora la più bella. 610. Se fa come quell'altra fa schifo, altrimenti no. Non rispecchia le aspettative. Vabbè, ci può stare, insomma. Aia. Schiva tutto. Prende dei metri, attenzione come recupera. Non trova il segnalino, ma riesce a superare tutta la marmaglia qua dietro. E siamo arrivati a lei, la Voodoo della Ruggine. Lei tempo fa era forte, poi piano piano si è... Ma sette marce sta macchina. Non so, ho visto 620, forse sono ubriaco questa mattina, non lo so. Oh madonna, attenzione che mi arriva nel quartiere là delle macchine buone. Sembra di sì. Oh attenzione, non si fosse incastrata, avesse preso col culo qua, sarebbe partita avanti, avrebbe fatto, non ne sono sicuro, ma forse la terza posizione. Allora non la segniamo perché è troppo indietro, ma pollicione in su anche per lei. Siamo arrivati all'ultimo veicolo per le cose, per le Muscle non lo so perché la V2 è buona, quindi non do una classifica anticipata, ma direi che per il primo posto non ci sono dubbi, De Classe Vamos. Per la seconda posizione abbiamo la Dominator GTX e direi che a sto punto, visto che ha beccato 590, in terza posizione abbiamo la Deviant. Madonna, ma quella ruginetta fa molto di più, ma dite che con il coso, con la ruggine ha più prese d'aria e va meglio. Allora, la classifica rimane quella quindi. E purtroppo è arrivato un momento decisamente molto delicato per le rame. Signor Shrek, ma sta ancora suonando. Vabbè, ok, il primo, che è appunto il Nagasaki Dinghy. Riuscirà a volare? Non lo so perché ha una fisica strana. Cosa sta facendo? Ma puttana la vacca. Attenzione perché... secondo me è la stessa fisica dei treni, circa. Ma non si gira, dai che palle. Ci vuole una pazienza incredibile. Riuscirà a prendere una buona posizione questa cosa qua oppure no? Ha lo stesso principio di Lando però, perché vola anche lei. Madonna, se mi arriva prima la barca nel torneo. Abbiamo là il Jetmax, ok. Che farà un po' come il Dinghy, no? Si governa, anzi sta zitto, madonna che... No, non è vero, si governa malissimo. Vediamo dunque cosa fa. Va all'indietro, ma cosa sta facendo? Non trova la posizione, cioè insomma, la trova, però sicuramente non si classificherà. Il prossimo è il Kraken, non so cosa possa fare. Sono timoroso, vada. Cosa fa? Cosa sto vedendo? Vada giù. Oh, è veloce però, attenzione, che se salta questo fa i danni, Vediamo un attimo, allora. Cosa sta facendo? Vada avanti. Dio santo, che pazienza. Cosa fa? Ma c'è, guardate, io non c'ho niente, guardate, va su da solo. Ma è scemo sto veicolo. Primo posto il Kraken. Andiamo col prossimo veicolo, che è il coso, non mi viene il nome. È il Marquis, ok, vada. Dunque, vediamo se regalerà emozioni. Lei con la sua vela, teoricamente. Ma vola già adesso. Ma deve aspettare, cosa fa? La prossima è la barca della polizia. Non ho aspettative, però boh, vediamo. Secondo me fa come il primo. Guardate con che rapidità prende la velocità. Madonna se veloce. Attenzione! Ma è un razzo sta qua!
Però plop si ferma subito. Secondo posto, cioè perde la posizione la coda qua, il Marquis o come si chiama. Le barche sono interessanti. Il rimorchiatore qua anche. Ma non possiamo pestare Shrek già che ci siamo. Destra, sta a sinistra. No, fermati, cosa stai facendo? Riuscirà a prendere un coso? Cos'è successo? Vai, riesci a saltare almeno, vediamo dunque. Dove va? Ah, va nell'acqua, ok. Bel rimbalzo. Doveva stare un pochino più a coso, eh? A nord, comunque. Io cosa ci capisco, una rampa del genere? Chi è primo adesso? Il prossimo è il Sea Shark. Ma cosa siamo, alle giostre, signor Clinton? Vada meglio. Ci sono problemi evidenti? Mi pare una roba normale che debba andare in retromarcia. Cosa fa? Lasciamo perdere, arrivederci. A mai più, anzi. Il prossimo veicolo è questo robo qua. Abbiamo il sommergibile. Dimostri di essere l'orgoglio delle barche. Non faccia queste pirolette da scemo. Vai per terra e girati, Dio santo. No, no, secondo me non ce la facciamo. Forse no, vediamo cosa fa. Boh, vediamo. Ok. Devo sbattere? Sì, contro un palo. Oh, però scivola bene, eh. Scivola veramente bene. Prova una posizione. La trova. Raga, il coso qua, sto coso storto, si mette in seconda posizione per le barche. Cioè le barche possono essere, secondo me, nel torneo quel jolly che o fa tanto bene o fa tanto male. Oh, attenzione che stragovernabile questa, eh. Cioè quella che si governa meglio. Forse perché ha due motori dietro, non lo so, vediamo. Ok, non so cosa stia facendo comunque. Va contro il coso qua. Si accoppiano in autostrada. E ho detto tutto. Arrivederci. Prossima barca. Abbiamo lo squalo che ha già perso una cosa. Ha alleggerito il telaio per riuscire a far meglio. Brava, così mi piace. Supera almeno quelle là in fondo, però. Fa plop e schiva la parcheggio challenge. Come prossima barca abbiamo la Shitzu. Tipo Shitgu. Cosa cavolo c'è scritto? Insomma, la Suntrap, che mi ricorda un po'. Andiamo col prossimo veicolo, che è decisamente meglio. Non abbiamo visto assolutamente nulla. Davanti c'è ancora la barca grossa, c'è il sommergibile. E abbiamo infine, non mi ricordo più, il prossimo è la Toro lì, a Torero. La Toro, come si chiama? La Toro, sì. Io pensavo che le barche fossero i nuovi treni. In un certo senso sì, ma come i treni o fanno tanto male o fanno esageratamente bene. In questo caso fanno sempre male. Ma ok, sarà un coso di fabbrica tipo, no? Non trova il segnalino? Assolutamente non lo troverà. Quindi siamo arrivati con l'ultima barca. Abbiamo la Tropic, vada. No, no. Quando una barca decide di non andare bene, ok, le barche non sono fatte per scendere dalle rampe, ho capito, ma... Cosa fa? Ma è la peggiore di tutte. Dio santo. Allora, che dire, termina qui anche la selezione delle barche. Vedi, in prima posizione il rimorchiatore, come cavolo si chiama. In seconda posizione abbiamo il sommergibile, penso. E invece qua in fondo abbiamo, non mi ricordo più, quindi ci andremo immediatamente. Non lo so perché è scomparsa, forse era il Kraken. Vabbè, ci guarderò più tardi. Comunque, tracciando le strampalate barche, pensavo che il tagliaerba passasse, invece assolutamente no. E si conferma ancora una volta una delle migliori mascole, la Dominator. Pollicioni in su, mi raccomando, il prossimo torneo potrebbe essere quello di Freddy il Pagliaccio. Oppure quello dopo non lo so, vediamo. E prima che il signor Clinton possa tornare, insomma, dal signor Shrek e dal signor Scottoni, io direi che sia meglio terminare anche questo video. Ah, figo, se cosa ti perdi? Signor Clinton, per l'amor di Dio.